Allora, sempre a proposito della, delle distanze. Sì. Quindi se io a un certo punto dall'infight sì, qui sono già in allunga la distanza per una circostanza, boh, non lo so. Ok, certo. Quello che è più giusto. Sì. Come applicarla? Quindi te mi stai chiedendo da un punto A a un punto B come ci arrivo con la Fiuci? Con la Fiuci. Ok, allora, è logico che la Fiuci nasce per una tecnica di emergenza e alla distanza. Okay, quindi io sono già in un contesto di distanza, perché se sono qui e lui mi attacca, certo, e io qui lo piglio, la vuole di fare la Fiuci, da qui lo piglio. Quindi ti devi mettere sempre a una distanza che ti consente di fare quel movimento. Okay? Prima cosa. Quando lui viene, io posso fare questo, tira tranquillamente, posso fare questo, sempre con la soluzione. Qual è il problema? Il problema non è che lui tira, ok, mi sono difeso, lui tira quell'altro e io mi sono difeso, tira quell'altro e io mi sono difeso, va tutto bene, il problema è che lui incalza, sì. Quindi, carica, quindi io devo saper addescarlo per poi entrare, quindi devo passare da un movimento lungo a un movimento corto, oppure faccio rivedere, devo passare da un movimento lungo, no, un movimento lungo, vai, a un movimento corto, e allora lo posso fare, e devo essere veloce. E per far questo devono lavorare le gambe. Ciò significa che viene uno, due. Oppure, vai tranquillo con tuo uno, due. Quando arriva il suo attacco, io bisogna che tiri. Quindi, per applicare la Fiuci, devi essere in grado poi di svilupparla accorciando, se no rimane sempre un lavoro di contenimento, cioè te contieni la sua azione ma non accorci mai, quindi hai bisogno per forza di passare, come facevo vedere nel warm up, da 1 a 2, oppure da 1 a 2, ho già preso un angolo, devo costruire l'azione. Se no rimango, guarda, rimango uno, due, alla fine. Ok, ultimo lavoro, io ci do le pressioni. Ok, pressioni, non le braccia, escursioni del corpo, che la... quindi ho solo pressioni. Ok, devi scaricare, benissimo. Scarica, scarica, non lavorare con le braccia, non lavorare con le braccia, lavora con il corpo, questo, questo. Lavora con il corpo, bonsau. Oh, guarda qual è il problema. Sei andato indietro. Ok? Quando lui viene, pam, pam, sta, e è questo. Sempre sotto orizzontale. Rotazione. Rotazione. Ok, attacca. Bene. Questo. Ma sì, non è chiaro con questo discorso. Il tuo lavoro deve essere niente, deve essere questo. Lui attacca, deve essere questo, lui attacca, deve essere questo, lui attacca, deve essere questo, lui attacca. Vedi, tutte le volte, quando lui viene, pam pam, boom, 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 pugna a catena. Sì, sì. Ah, le posso anche fare. Ma è una questione di distanza. Attenzione, levati il gomito che ti schiaccia. Sì, sì. Ok, lui viene, scarica, 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 scarica. Non pensare a Bonzo o a Tanza. Sì. Wubum! 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 Ok. Wubum! Bam! Wubum! Subito! Perché vai indietro? Sì, sì, sì. Wubum! Sei lì. Sei qui, lui viene. Wubum! E ricarica, ricarica. Wubum! Ricarica. Perché vai indietro? Allora, se spingi. Bam! Bam! Lui spingi. Bam! Bam! Okay. Boom, boom. Tutte le volte che aram distanza, boom, pam, e dorme una settimana. Vero, vero. Dorme una settimana. Lui è venuto, fum, eventualmente questo. Ma lavoro tutto, guarda, in scarico con le gambe.
Quello che faccio sulle braccia sono sofismi, ma sono loro che mi salvano, ok? Ancora. E se la lavori così, diciamo... Allora, se la lavori così, ci puoi stare 16 anni, non ti serve a niente, non serve a niente. Il tuo lavoro deve essere dinamico, con la spinta delle punte dei piedi, ok? Arrivo al contatto, te ti muovi troppo, troppo. Basta. Uno, attacca. Due. Questa gamba, vedi che rimane ferma. Guarda, mi viene, tac. Io non ho fatto questo. Questo è l'archiere e quello scarica. Lui mi tiene e lui scarica. Allora faccio anche tu il mio catene. Lo stesso principio è sul Tanza. Guarda, non ho fatto questo. Ho fatto questo con la spalla. Boom. Questo posso tenere come non posso tenere, può fregare di me. Cioè, scarica le forze. No, questo è troppo. Scarichiamo, lì. Ruota. E subito vai. Su, boom, pam, pam, pam. Ok. Guarda dove sei. Tanza. Di qua, e bene, e là ci sei, qui dormo una settimana, ok? Troppo poco dipende da te, se riesci a pigliarlo senza che lui faccia qualcosa va bene. Ecco, non te lo fare a schiacciare, quando lui spinge, te devi pensare a questa cosa qua, lui spinge, te devi andare a contrapporre con la spalla. Okay. Questo è didattico proprio, eh? Cioè, questo non lo puoi fare perché giustamente lui poi dipende dall'altra parte, okay? Però per insegnare all'allievo che è una controtorsione. Logico che quando sono in dinamica, dici come lo faccio in dinamica questo? Lui viene, pa pum. Allora ecco che ha un senso. Ecco che ha un senso questo lavoro. Se no, questo lavoro è soltanto, e poi concludiamo, perché il movimento Foxhall, Tanzhal, è quello che anatomicamente aiuta di più l'allievo a creare l'otto. Una volta che l'hai capito, lo puoi fare a pugni chiusi, lo puoi fare con le braccia basse, perché è semplicemente una questione di accendere un motore che deve lavorare con due cerchi, uno dai polsi e uno dai fianchi. Ok? Buono.